Ogni volta che apri NanoCAD, purtroppo ti compare questa schermata di benvenuto che non è possibile disattivare, però insomma in definitiva conviene chiuderla subito e purtroppo sopportarla. Se vuoi creare un nuovo file conviene farlo da qui, sotto il menu File, puoi scegliere Nuovo documento o ancora più velocemente cliccare sulla prima icona della barra principale. Si apre questa scheda e qui vedi il nome provvisorio che viene dato al file, che è senza titolo. Quando poi salverai il file dando il nome che preferisci, questo cambierà secondo il nome che darai. Possiamo anche farlo subito, un salvataggio. Salva come. Io utilizzo questa cartella, diamo un titolo al primo DVG, chiamiamolo prova, salviamo e come vedi è cambiato immediatamente il nome del file. Il file vuoto, cominciamo a disegnarci dentro. Ora il comando più semplice e più banale è il comando linea. Il comando linea, come tutti i comandi, si può dare in tre modi. Scrivendo sulla linea di comando, in questo caso basta una semplice L e parte il comando linea. Vedete, specificare il primo punto ci viene chiesto. Oppure dal menu disegno, cliccando su linea, parte anche in questo caso il comando linea. Oppure ancora più velocemente, è quello che faccio normalmente io, dalla barra degli strumenti di disegno, cliccando su questa icona linea. Cosa succede quando diamo il comando linea? Ci viene chiesto di specificare un primo punto. Ora noi su NanoCAD siamo in un sistema di coordinate che in questo caso viene evidenziato in modo bidimensionale. Possiamo dare un punto in due modi, o cliccando su una parte qualsiasi dello schermo. Oppure, volendo essere più precisi, possiamo dare delle coordinate. Per esempio, posso dire, scrivendo qui, specificare primo punto, posso scrivere 100,100. Significa che questo punto ha coordinate x100, coordinata x100, coordinata y100. Vado a dare l'invio e il punto è questo. Per specificare il punto successivo posso, per esempio, dare anche in questo caso delle coordinate. Posso dire 300 come x e 200 come y e ottengo questa linea. Il comando linea, se non lo interrompi, continua. Hai la possibilità di continuare e fare anche altre linee. Adesso ho agito molto liberamente. Lo interrompi premendo il tasto Enter o il tasto barra spaziatrice. Poi più avanti ti indicherò un altro modo che secondo me è ancora più facile per interrompere i comandi, ma per il momento rimaniamo nella situazione predefinita. Allora, dicevamo, abbiamo disegnato la nostra prima linea assegnando due punti attraverso, le coordinate x e y. È anche possibile disegnare una linea molto più liberamente cliccando sul primo punto e sul punto successivo, dando invio, questa è un'altra linea. Oppure è possibile inserire delle coordinate relative, delle coordinate polari. Ancora una volta il comando linea, do un primo punto a caso sullo schermo, poi voglio fare in modo che questo mio segmento, questa mia linea, sia lunga 300 unità con un'angolazione di 30 gradi. Allora, in questo caso, per specificare il punto successivo, scrivo chiocciola 300, che è la misura della linea, minore che sta per angolo. E dico 30, avevo detto 30 gradi, sì, 30 gradi, 30. In questo caso, dando invio, ho realizzato questa linea che è lunga 300 unità con un'inclinazione di 30 gradi rispetto diciamo, all'orizzontale.
Infatti, se la vado a selezionare, per selezionare basta cliccare sulla linea, posso vedere che è una linea di lunghezza 300 con un angolo di 30 gradi e trovo anche le coordinate del punto iniziale che sono start x e y e le coordinate del punto finale e anche diciamo i valori relativi in riferimento all'asse x, all'asse y, in questo caso anche non, diciamo teoricamente all'asse z che però è 0 avendo io disegnato sul piano x e y che ha per coordinate z 0. Per cui abbiamo visto che ci sono tre modi per disegnare una linea, uno facendo una linea cliccando molto liberamente sullo schermo, uno dando delle coordinate molto precise e un'altra dando delle coordinate relative che danno la differenza tra il primo e il secondo punto. L'entità che abbiamo disegnato viene poi definita impropriamente linea perché sostanzialmente si tratta di un segmento, cioè di una linea che ha un inizio ed una fine, che è un punto iniziale ed un punto finale, che è cosa diversa da una retta. Noi abbiamo una seconda modalità di disegno delle linee, infatti, che è quella della linea di costruzione, che in quel caso disegna una retta. Infatti, se andiamo a prendere la linea di costruzione, la prendiamo da qui, così insomma cerchiamo di variare in modo tale che vi faccio vedere tutte e tre le possibilità per assegnare i comandi. In questo caso lo facciamo da qui, la linea di costruzione. Andiamo a cliccare sul primo punto, come vedete, in questo caso da una linea che ha delle caratteristiche infinite. Basta cliccare su un secondo punto qualsiasi e questa linea ha una lunghezza infinita. Infatti vengono definite linee di costruzione perché sono le linee sulla base delle quali poi può essere impostato un disegno. Normalmente queste linee di costruzione vengono date scegliendo delle linee, delle rette ortogonali e non c'è cosa più facile per disegnare una linea ortogonale, questo vale per qualsiasi altro oggetto, che attivare la modalità orto, che è questa che vedete sulla barra di stato, basta cliccare qui, oppure è anche possibile premere il tasto F8, che come vedete attiva e disattiva, no? Se andate a vedere la barra di stato, attiva e disattiva il comando. A questo punto, infatti, se andate a disegnare una linea di costruzione, con il comando orto avete due possibilità, farla o orizzontale o verticale. La stessa cosa ovviamente vale per le linee, per i segmenti, orizzontale, verticale. Esiste poi un terzo comando, sempre in riferimento alle linee, che è il comando polilinea, che è questo qui. Polilinea, anche in questo caso ci viene chiesto un punto iniziale e poi c'è la possibilità, togliamo il comando orto, di disegnare una polilinea, che è questa. Se andiamo a selezionare la polilinea, come vedi, viene selezionata tutta, cioè tutti i segmenti che compongono la polilinea vengono selezionati, perché è questa entità, l'entità di cui parliamo, completamente questa. Se invece andiamo a prendere, come è successo nel caso precedente, una linea, cioè un insieme di linee, è cosa diversa da una polilinea. Come vedi, viene selezionato soltanto una linea per volta, no? Questa è un'altra cosa rispetto alla polilinea, che invece è tutta insieme. Tra l'altro, non necessariamente le polilinee debbono essere una sequenza di linee, è anche possibile disegnare degli archi. Queste sono linee, a un certo punto possiamo anche, andando a selezionare arco sulla linea di comando, c'è la possibilità, come vedi, di disegnare anche degli archi. E anche questa è una polilinea, se la andiamo a selezionare, come vedi, è un'unica entità. Poi c'è la possibilità di disegnare dei poligoni.
la prima cosa che ci viene chiesta è il numero dei lati, tipo, che ne so, mettiamo 8 lati, andiamo a disegnare un ottagono, ci viene chiesto di specificare il centro del poligono, mettiamolo qui, vuole sapere se il poligono è inscritto o circoscritto da un cerchio, di default viene data l'indicazione inscritto e va benissimo, confermiamo, e poi vuole sapere il raggio del cerchio in cui è inscritto il poligono. Basta andare a scegliere un punto qualsiasi oppure dare una misura precisa al nostro poligono, in questo caso diamo una misura di, diciamo, 100 unità, e viene disegnato un ottagono che ha come raggio 100 unità. C'è poi la possibilità di disegnare un rettangolo, ma che in questo caso ci viene chiesto il primo angolo del rettangolo. Diamo, tanto per cambiare, diciamo 0,0, andiamo a scegliere l'origine come primo punto, confermiamo, e ci viene chiesto il secondo punto. Per prendere il secondo punto, per andare a semplificare, andiamo a cliccare su un punto qualsiasi dello schermo, se non vogliamo dare una misura precisa. Poi ci sono le figure curve, allora in questo caso possiamo disegnare degli archi. Ci viene chiesto di specificare un punto iniziale dell'arco, un secondo punto e un terzo punto. Gli archi sono sempre parti di circonferenze. Infatti c'è anche la possibilità di disegnare degli archi non specificando tre punti, ma partendo dal centro dell'arco. Basta sull'opzione iniziale cliccare sulla voce centro, ci viene chiesto come primo punto il centro dell'arco. Prendiamo questo, qui c'è il centro dell'arco. Poi ci viene chiesto il punto iniziale dell'arco, prendiamo questo, ecco, e il punto finale andiamo a disegnare secondo le nostre necessità. Da notare che lo fa sempre seguendo la direzione antioraria. Andiamo a cliccare qui, abbiamo disegnato anche in questo caso un altro arco. Ancora più facile è disegnare un cerchio. Il cerchio ci viene chiesto il centro, il raggio, cioè in questo caso diamo anche in questo caso la misura del raggio, diciamo 200, e viene disegnato un cerchio con raggio 200, oppure possiamo fare un cerchio così molto più liberamente. Il cerchio può essere disegnato in altri tre modi, oltre al modo con cui l'ho disegnato inizialmente. Andando a fare un cerchio scegliendo tre punti consecutivi, cioè così, secondo punto e terzo punto, oppure per due punti, che funziona così, il primo punto del diametro del cerchio e il secondo punto del diametro del cerchio, oppure utilizzando il comando tangente tangente raggio, che è questo: specificare un punto sul primo oggetto tangente, cioè per dire voglio fare un cerchio che è tangente a questo rettangolo e a questo cerchio. Specifico il raggio, dico 50, e mi disegna un cerchio che è tangente a questo con raggio 50. Un altro oggetto importantissimo su cui vale la pena di spendere un po' di tempo sono i punti, cioè la possibilità di disegnare dei punti. Il comando può essere dato da qui. Disegnare un punto significa cliccare su un punto qualsiasi dello schermo e mi viene fatto un punto che in questo caso si vede piuttosto male, però c'è la possibilità di andare a scegliere il formato stili punto. Anziché questo, che è un semplice puntino che non riesco a vedere, posso per esempio prendere questo qui, dare una dimensione meglio se relativa di 5 unità, clicco su ok e mi viene rappresentato così, che assomiglia molto meno a un punto, però è comunque un modo che me lo rende
individuabile in questo caso, se vado a cliccare e a fare altri punti riesco a vederli meglio. Naturalmente anche per un punto c'è la possibilità di dare delle coordinate, posso dire 330 il valore x e 450 il valore y, e vediamo dove me lo mette. Eccolo, questo qua su. Come vedete c'è la possibilità di zoomare sia ingrandendo sia diminuendo la tensione dello schermo, ed è molto facile agendo sulla rotella del mouse. Basta semplicemente far scorrere la rotella e questo è ciò che si ottiene. Come c'è la possibilità di spostare il disegno sempre con la rotella del mouse tenendola premuta, come vedete compare la manina, e c'è la possibilità di spostare il disegno così trascinandolo con la manina attiva. Un'altra cosa fondamentale è capire come funziona la selezione degli oggetti, per cui la selezione degli oggetti può avvenire sia cliccando sugli stessi, questa è la pollinina che abbiamo selezionato prima, o attraverso delle finestre. Ci sono due modalità finestra, la prima è quella che si usa da sinistra a destra, sarebbe questa finestra che normalmente è blu, che va a selezionare soltanto gli oggetti interni alla finestra, no? Questi esterni non sono stati selezionati, mentre agendo con una finestra da destra a sinistra, che viene normalmente in verde, distinguibile per questo, basta fare così e in questo caso vado a selezionare tutti gli oggetti, perché mi seleziona tutti gli oggetti che vado ad intersecare o a comprendere all'interno della finestra. Per oggi è tutto, questo è il nostro primo disegno, non è certamente un capolavoro, ma mi serviva per farti capire i comandi fondamentali di disegno. Poi più avanti li useremo in maniera più intelligente e più produttiva. Una cosa importante: sentitevi liberi di sperimentare, di disegnare, di esplorare il programma, no? senza nessuna paura, no? No, non fate assolutamente nessun danno. Questo vi serve per prendere coraggio, per prendere confidenza con il programma. Fatelo anche così, in modo senza troppi criteri. Esplorate.